Ed eccoci, con le immagini del nostro Nino De Venditis, ci immergiamo in questo caffè color tonaca e monaca, nel suo aroma, aroma che appunto dall'Oriente ci arriva. E pensate che nei contratti di nozze in Turchia lo sposo fa un solenne voto di fornire sempre alla sposa caffè fresco, altrimenti potrebbero essere un motivo raro ma di divorzio. Ma senza esagerazione si può affermare che parte della storia di Napoli nell'Ottocento e dei primi decenni del Novecento sia stata sicuramente decisa ai tavolini dei numerosi caffè napoletani. Dallo sviluppo delle lettere, la poesia, la pittura, la musica, quasi tutti gli avvenimenti storici fondamentali per la città sono stati partoriti tra un gelato e una tazzulella e caffè. E partiamo proprio da quel Giacomo Leopardi che durante il suo soggiorno napoletano si recava quotidianamente presso la prima bottega di Vito Pinto, cercando l'ispirazione sorbendo un sorbetto in quella via Toledo, gremita di caffè, al punto che dovunque nasceva qualche canzone, la cieca di Sorrento di Mastriani, nell'atmosfera accogliente delle sale del caffè di Toledo, al Gambrinus D'Annunzio scriverà i versi della Vucchella, facendo una scommessa con Ferdinando Russo, e si potrebbe continuare a lungo. E non solo nella meravigliosa e famosissima via Toledo nascevano i caffè, nascevano anche nella Villa Reale, e così il Vacca si metteva vicino alla Cassarmonica e la città quindi continuava a brulicare, si ci muoveva in quei char à bord, quei carri a panca o char à bal, meglio conosciuti. Spesso erano banchetti luculliani e memorabile era quello offerto da Schilizzi a Luigi Capuano in occasione della prima di Giacinto del San Nazaro. Altre botteghe erano il Caffè del Commercio alle spalle del Caffè Mercadante o i caffè che erano sottoposti ai grandi magazzini o ai grandi fotografi del tempo. Questo che vediamo è l'antico teatro fiorentino, ahimè, oggi abbandonato in un certo senso perché è ridotto a una sala di bingo, e è invece il più straordinario dei caffè cantanti, ma quel Van Bolle Fest che era la gloria della jeunesse napoletana. Il caffè Trinacria visse fino al 1860, quando dovette necessariamente cambiare il suo nome in Caffè Italia. E insomma, dagli anni 60 dell'Ottocento Napoli inizia ad affollarsi di tanti punti d'incontro raffinati e moderni. E questa che abbiamo ascoltato è la celebre e commovente canzone di Alfredo Finno, Uocchia Carragionata,
sublime melodia di parole scritta all'interno dei locali del caffè Croce di Savoia di fronte via San Giacomo e musicata da Rodolfo Falvo. Ed arriviamo al Gambrinus, ancora esistente. Fu fondato nel 1860 e subito fece concorrenza a tutti gli altri caffè, anche perché era prestigiosamente fornitore della Real Casa. Era frequentato anche da molti gerarchi poi durante il fascismo. Questa è la Riviera di Chiaia, dove ecco un aneddoto: dove oggi c'è Marinello, un tempo c'era il Caffettuccio, uno dei più rinomati bar della zona. Yeah.